Siamo nel 2160. Dove? Nell'Oceano Pacifico, al largo delle coste del Giappone. L'oceano sembra calmo, almeno in superficie, ma sul fondo qualcosa si muove. Boom! La terra si apre e il magma fuoriesce. La crepa sul fondo dell'oceano innesca un terremoto e un'enorme quantità di energia viene rilasciata nell'oceano. Ha effetto persino sulla gravità. L'acqua viene spinta e si muove sempre più velocemente. È uno tsunami. Un'onda alta come un grattacielo si dirige verso Tokyo a 800 km orari. Sono milioni di tonnellate d'acqua. Sarebbe fantastico fotografarlo, ma non abbiamo tempo per ammirarlo. Lo tsunami sta per colpire la baia di Tokyo. Lo tsunami si schianta sulla riva e colpisce la più grande struttura del pianeta, la piramide di Tokyo. È alta 2 km, cioè 5 volte l'Empire State Building. Immagina se l'intera popolazione di Denver, in Colorado, vivesse e lavorasse in un unico edificio. La piramide di Tokyo, o TPM, può contenere fino a 750.000 persone alla volta. Incredibile ma vero, la struttura riesce a resistere all'impatto dello tsunami e la maggior parte della sua energia scompare nel nulla. Questa volta l'ingegneria ha superato la forza della natura. Il TPM è stato costruito dalla società Shimizu, fondata nel 1804. La piramide è la struttura più stabile in circolazione. Se non mi credi, vai in Egitto e guarda la grande piramide di Giza. È lì da 4500 anni e sta una favola. Il TPM è stato costruito sull'acqua ed è composto da 204 piramidi individuali. Sembrano grappoli d'uva impilati uno sopra l'altro, 8 file in tutto. Soltanto che qui ogni pezzo d'uva ha le dimensioni di un casinò di Las Vegas. Il TPM è in realtà vuoto ed è così che si difende da tifoni e tsunami. Non prende il vento e le onde frontalmente, ma lascia che l'energia la attraversi. A gestire la struttura sono dei robot e sistemi di controllo autonomi. Il tutto funziona grazie all'energia solare, eolica e delle onde. Le piramidi sono collegate da diversi passaggi. In tutto sono lunghi circa 137 km. Collegano le diverse strutture e sono gestiti da un'intelligenza artificiale che trova sempre il modo più veloce per andare da una piramide a un'altra. Il TPM è ovviamente una città del futuro, ma ad oggi la tecnologia umana non è ancora pronta. In origine, gli ingegneri decisero di installare la piramide su 36 colonne, tutte scavate nel fondo dell'oceano. Se avessero costruito una piramide di quelle dimensioni usando l'acciaio e il cemento, avrebbero dovuto usare 50 milioni di tonnellate di materiale. Il TPM sarebbe collassato sotto il suo stesso peso e imploderebbe nell'oceano. Serviva qualcosa mille volte più leggero del cemento e più forte dell'acciaio. Ma allora, qual è questo materiale futuristico? Beh, guarda questa vecchietta. È la prima macchina al mondo con un motore a combustione interna. È stata inventata nel 1885 e questo è il primo satellite artificiale che gli esseri umani hanno lanciato nello spazio. Ci è voluto un battito di ciglia nel tempo evolutivo per passare dalla prima carrozza senza cavalli al primo volo nello spazio. Ora il TPM non sembra così fantascientifico, possiamo riuscire a fare qualsiasi cosa. La soluzione è il carbonio ed è ovunque. È nella tua matita, nel diamante di una corona o un anello, o anche in un trapano industriale. Ma non serve solo del normale carbonio, abbiamo bisogno del grafene. È un tipo di carbonio da cui possiamo ricavare i nanotubi. Sono più sottili di un capello umano, ma 400 volte più resistenti dell'acciaio. E soprattutto, sono leggerissimi. I nanotubi non vengono influenzati da sostanze chimiche, ossigeno o acqua, e sono perfetti per il TPM. È solo un modo elegante per dire che non si arrugginirà. Shimizu ha in programma una centrale elettrica sulla Luna, una città sottomarina, e vuole trasformare il deserto del Sahara in un'enorme oasi e molto altro ancora. Ma non è l'unico a voler cambiare il pianeta. I Paesi Bassi hanno le dimensioni di due volte New Jersey e circa il 30% del paese è sotto il livello del mare. Per proteggere le loro terre dall'acqua, gli olandesi hanno costruito dighe, molte dighe, ma servono come difesa. Nel 1986 decisero di attaccare e di riprendersi parte della terra sommersa dal mare. La prima diga era lunga 30 km, fondamentalmente ha trasformato una baia in un lago. E la seconda diga ha prosciugato il tutto. Dopo 42 anni di lavoro, i Paesi Bassi si sono procurati una provincia completamente nuova, più grande di Los Angeles.
Gli esseri umani hanno fatto cose simili in tutto il mondo, come ad Hong Kong, nelle Filippine e in Italia. Addio acqua! Ma che mi dici di costruire qualcosa su del terreno che esiste già? Prima delle missioni della NASA su Marte, il progetto più costoso mai realizzato era la costruzione del sistema autostradale interstatale negli Stati Uniti. Sono serviti circa 35 anni. Il costo totale per la sua realizzazione è pari a 530 miliardi di euro di oggi. Con tutti quei soldi riuscirono a creare 74.000 km di strada. È quasi come due volte il giro del mondo. Esistono oltre 270 milioni di veicoli negli Stati Uniti, più che in Giappone, Brasile, India e Germania messi insieme. Ma in termini di sforzo, le strade romane erano molto più impressionanti. Oltre 2000 anni prima della prima automobile, i romani costruirono un'enorme rete stradale, lunga 80.000 km. Questa rete collegava l'Irlanda all'Egitto e la Turchia alla Spagna. Le strade erano abbastanza sicure e i viaggiatori potevano soggiornare in hotel, cenare nei bar o spedire una lettera all'ufficio postale più vicino. Solo il 30% circa della superficie terrestre è costituito da terra. Gli oceani, i fiumi e i laghi sono pieni di vita e sembrava un compito impossibile catalogare tutto ciò che viveva nell'acqua. Ma 2.700 scienziati di 80 paesi diversi hanno deciso di unirsi in questa impresa. Il costo totale, 650 milioni di euro. Gli scienziati hanno trascorso 10 anni alla ricerca di specie vecchie e nuove. È stato uno dei progetti scientifici più grandi mai realizzati. Hanno persino scoperto circa 6.000 nuove specie di pesci, calamari e alghe. La Grande Muraglia cinese è enorme. 20.900 km di muri, barriere naturali e trincee. È circa due volte la distanza dall'Alaska all'Australia. L'hanno costruita nell'arco di 2000 anni, senza camion, bulldozer, elettricità, a mani nude. La Cina moderna non è da meno. In soli due anni ha usato più cemento di quanto gli Stati Uniti abbiano mai fatto. E intendo mai. Strade, città, aeroporti, tutto è enorme. La diga delle Tre Gole è sicuramente la nuova grande muraglia cinese. Oltre 2,3 km di lunghezza e 180 metri di altezza. Stai guardando tre volte più cemento e acciaio rispetto alla diga di Hoover. È la più grande struttura in cemento del mondo e costa circa 37 miliardi di euro. Più di un milione di persone hanno dovuto fare le valigie e trasferirsi sul posto per costruirla. La Svizzera ha il tunnel ferroviario più lungo e profondo del pianeta. Sotto le Alpi innevate, i costruttori hanno scavato 56 km di tunnel. Ogni giorno vi transitano 200 treni merci e passeggeri. La quantità di roccia che hanno estratto per realizzare il tunnel corrisponde quasi a 5 grandi piramidi. L'intera struttura è costata circa 12 miliardi di euro. L'Egitto è una delle nazioni più antiche del pianeta. Ora stanno costruendo una delle città più all'avanguardia. Avrà le dimensioni di Singapore e ci vivranno 6 milioni di persone. Ci saranno appartamenti, edifici governativi, intrattenimento e persino un teatro dell'opera. Oh, e un parco che farà sembrare Central Park un piccolo cortile. Quando sarà finita, sarà la nuova capitale dell'Egitto. Beh, che fretta c'è? Beh, entro il 2050 al Cairo ci saranno circa 40 milioni di persone. E sembra che avranno bisogno di più di una nuova città. I primi voli sulla Luna costeranno circa 280 miliardi di euro. Ma SpaceX non teme i costi. L'azienda prevede di costruire una colonia su Marte con una popolazione di 1 milione di abitanti entro il 2050. Affermano che una volta avviato il programma, sarà possibile acquistare un biglietto per Marte per un minimo di 100.000 euro. Ma il più grande progetto scientifico mai realizzato è sicuramente la Stazione Spaziale Internazionale. Pesa quanto due Boeing 747 e sfreccia nello spazio alla velocità di 28.150 km all'ora. In pratica equivale a 7,8 km al secondo. La stazione orbita intorno alla Terra 16 volte al giorno e non è costata poco. Fortunatamente un grande gruppo di paesi ne condivide le spese, ma è sicuramente il servizio in camera più costoso della galassia. Consegnare una sola bottiglietta d'acqua alla stazione spaziale costa 10.000 euro. Ehi, a quel prezzo credo sia importante poter scegliere tra frizzante o naturale.